Buonasera, ci troviamo negli studi di Cilento TV. Sta per avvenire l'estrazione del biglietto vincente e della lotteria Pro Loco di Camerota, organizzata dall'Assessorato al Turismo e al Commercio e Pro Loco di Camerota, a supporto di una serie di eventi e di spettacoli che hanno caratterizzato l'estate 2011 a Marina di Camerota. Siamo in presenza del signor, il funzionario del comune, il signor Francesco Fiore, a garanzia dello svolgimento delle varie operazioni di estrazioni che stanno per avvenire in questo momento. Abbiamo qui sul banco quattro contenitori. Il primo, alla mia destra, contiene le migliaia, il secondo le centinaia e così le decine e poi le unità. In successione dal primo al quarto formeranno il numero che comporrà il numero del biglietto vincente dell'estrazione Pro Loco di Camerota. Allora, i premi sono tre. Noi partiremo dal terzo premio che garantisce una settimana di soggiorno presso una struttura estiva balneare sulle nostre spiagge di Marina di Camerota, la Playa El Flamingo. Una settimana per due persone per l'estate 2012. Il secondo premio invece garantisce una settimana di ristorazione gratis, pranzo e cena presso un rinomatissimo ristorante del centro storico di Marina di Camerota, Piazza San Domenico, il ristorante da Valentone, mentre il primo premio invece garantisce una settimana di soggiorno gratis presso una struttura estiva di un villaggio camping sulla costa del Mingardo, il villaggio Pineta. Bene, diamo un in bocca al lupo, signor Francesco, e intanto chiameremo qua una bambina. Ciao Lorenza, vieni, raggiungi pure il tavolo. Io andrò a bendare questa bambina che prenderà una alla volta poi queste palline che darà a me e il signor Francesco Fiore leggerà. Va bene? Lorenza, mettiti pure qui al centro. Ecco, signor Fiore, mi dà una mano, così bendiamo. Tu come ti chiami? Lorenza. Ciao Lorenza. Allora, io ti guido un attimo. Quindi stiamo per andare a estrarre i primi quattro numeri che comporranno il numero del terzo biglietto vincente. Lorenza, ci vedi? Vedi qualcosa davanti? Qui vedi la mia mano? La vedi la mia mano? No. Allora, Lorenza non vede, siamo a posto. Lorenza, allora, vedi, qui c'è un contenitore, metti la mano dentro, gira e prendi una pallina. Ok, dalla pure a me. Io vedo il numero 3. Passo alla visione del signor Francesco. È confermato il numero 3. Ecco, andiamo un attimo a posizionare così bene in visione e passiamo all'estrazione del secondo numero. Lorenza, qui hai il secondo contenitore, metti la mano dentro e scegli un altro, gira pure, prendi un'altra pallina. Ok, grazie. Abbiamo il numero 0. Andiamo a poggiare e abbiamo formato già il numero 3-0. Lorenza, passiamo alla terza, al terzo contenitore, vai, terza pallina, gira un po', prendi, tira su. Ok, grazie. Siamo al numero 6, il numero 6. Poggiamo anche il numero 6. Lorenza un po' più avanti, siamo alla quarta pallina da estrarre. Eccoci qua. Signor Fiore, numero 1. Allora, abbiamo composto il numero del biglietto che è relativo al terzo posto. Vado a leggere io, signor Fiore, il numero 3061. Allora, a questo punto noi mettiamo di nuovo le migliaia, le centinaia e le decine e proseguiamo con la seconda estrazione. Lorenza, ricominciamo. Adesso dobbiamo comporre il numero del secondo biglietto vincente. Lorenza, sei qui, vai, gira e prendi. Ok, signor Fiore, numero 0. Aggiustiamo la benda. Ti dà un po' fastidio, Lorenzo? Sei stanca? Ancora un po'.
Magari ti facciamo riposare un secondo, ce la fai? Tutto bene, Lorenza? Allora, passiamo alla seconda pallina, manina dentro, vai, scegli, tira su. Ok, vediamo, signor Fiore. Numero 5. Allora, passiamo alla terza, Lorenza, ecco qua. Vai, Lorenza, gira un po', tira su. Perfetto. Ancora, signor Fiore. Numero 0. Ultima pallina, un po' più avanti, Lorenza, ecco qua. Perfetto. Lo leggiamo subito. Allora, numero 6. Leggiamo il numero così composto, che è lo 0506, che corrisponde al secondo biglietto vincente della lotteria Proloco di Camerota. Ci sei, Lorenza? Tutto bene? Passiamo di nuovo alla terza estrazione. Allora, palline. Aspetta, Lorenza, mettiamo un attimo a posto le palline. E le migliaia vanno qua. Allora, ecco, metti la manina dentro, gira, 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 gira forte, 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 perché stiamo per estrarre il terzo biglietto, che in realtà è il primo, quindi è il più importante di tutti. Ok, Lorenza, tira su. Allora, signor Fiore, è il numero 3. Lorenza, passiamo alla seconda pallina qui, gira, 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 gira ancora un po', tira su. Scegli e tira su. Ok, abbiamo il numero. Numero 1. Lorenza, siamo qui. Ecco qui, vai Lorenza, gira, 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 gira. Tira su. Perfetto, signor Fiore. Abbiamo un altro numero 1. E passiamo all'ultimo contenitore per l'ultima pallina. Gira, gira, gira. No, qui. Qui tesoro, qui, gira, gira, gira. Ok, tira su. È il numero 9. Bene, abbiamo così stanca Lorenza, brava Lorenza. Ecco, adesso puoi guardare anche tu. In studio ti fanno un applauso, vedi? Abbiamo quindi, andiamo a leggere il numero così composto, che è il 3119. È il numero così vincente del primo premio, che garantirà appunto una settimana di soggiorno gratis presso il Pineta. Bene, complimenti ai vincitori e ringraziamo il signor Francesco Fiore, funzionario del comune, quindi che ha garantito la regolarità e l'ufficialità di questa estrazione. Bene, io direi che i numeri sono da ricordare sulle varie trasmissioni di Cilento TV, in seguito al telegiornale, su www.giornaledelcilento.it, su proloco.it, quindi vi sto citando i vari siti, e anche sul sito comunale del comune di Camerota.it. È molto semplice andare su questi siti, le notizie mi stanno arrivando dallo studio, perché signori è tutto in diretta, quindi è tutto ufficiale, tutto in diretta. Bene, siamo contenti per chi avrà sicuramente questo biglietto e gli altri due vincenti. Le informazioni si possono anche prendere presso la Proloco per quanto riguarda i numeri, perché saremo pronti e disponibili a darveli, e intanto sulle trasmissioni di Cilento TV andranno in ripetizione e quindi per vostra disposizione. Grazie per essere stati qui e grazie per l'attenzione. Siamo tornati qui negli studi e sono qui in presenza dell'assessore al turismo e al commercio, il signor Mario Scarpitta, e il presidente della Proloco di Camerota, il signor Raffaele Troccoli. Bene, in coda a tutto questo, visto che ormai abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo, ci saranno i vincitori, avremo modo di conoscerli, cosa vi sentite di dire o di augurare in questo senso? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, diciamo che questo è l'ultimo atto che suggella questa estate qui a Camerota, con l'estrazione appunto dei premi che sono stati messi a disposizione. Il ringraziamento chiaramente a tutti coloro che hanno collaborato, e cosa dire? Dire che siamo soddisfatti e che questo è il trampolino di lancio per la prossima stagione, quindi abbiamo già sicuramente tre turisti che torneranno a Camerota con un valore aggiunto.
È stato un sorteggio, come avete potuto vedere qui, forse una delle prime volte per televisione, a testimonianza di trasparenza, che era quella la cosa alla quale tenevamo di più. Lo abbiamo fatto, abbiamo così dato la possibilità ai tanti turisti che sono tornati a casa di vedere attraverso la televisione, Facebook e tutti i mezzi che metteremo a disposizione per far vedere loro che qui a Camerota amiamo fare le cose per bene e che presto saranno raggiunti, appunto, speriamo, dalla notizia della vittoria. Il ringraziamento chiaramente a Cilento TV, a te Filomena per la solita squisita collaborazione e a presto per nuove sfide. Io dico alla prossima estate, perché quest'estate è stata meravigliosa un po' per tutti, per i presenti, per il pubblico, per i turisti, un po' per tutti. Sì, ma noi abbiamo coniato un nuovo slogan che, dopo quello Camerota e vacanza, abbiamo deciso di coniarne un altro, che è Camerota non va in vacanza, perché noi continueremo a lavorare e lavoreremo anche per il turismo e per la destagionalizzazione, quindi per noi il lavoro, dopo una piccolissima pausa dove tutti quanti abbiamo bisogno di rifiatare, ci rimetteremo al lavoro, ci ritufferemo con entusiasmo nel programma che vedrà sicuramente l'assessorato impegnato nel periodo del prossimo autunno-inverno. È molto importante muovere anche le cose durante l'inverno e quindi noi lo faremo con la stessa minuziosità e scrupolosità che abbiamo fatto fino a questo momento. E il mio ringraziamento, non mi stancherò mai di dirlo, va sempre alla squadra, a questi straordinari uomini che stanno facendo di tutto per far sì che questo progetto turistico prenda sempre più corpo. Grazie a tutti. Grazie assessore, quindi non abbiamo finito ma abbiamo appena cominciato. Passo anche la parola al presidente Raffaele Troccoli, presidente, attuale presidente della Proloco, quindi anche a lei presidente le sue considerazioni o il suo affiatamento su tutto quanto. Certo, innanzitutto faccio i miei complimenti ai vincitori di questo magnifico premio per la stagione prossima, che avranno un tutto pagato dal soggiorno al ristorante perfino la spiaggia, un grande progetto. Io che dire, è stata un'estate a dir poco grandiosa, ci siamo mossi sul profilo ricreativo nel senso di far star bene il nostro ospite, questo è l'intento che si è posto anche la Proloco insieme all'assessore al turismo, perché Camerota non è soltanto mare, non deve essere soltanto mare, ma deve essere anche dobbiamo dare la possibilità a chi viene da noi di stare bene. Questo significa farli stare bene, significa anche avere una pubblicità irraggiungibile, che è quella del passaparola. Il cliente che sta bene in un luogo torna perché appunto non trova soltanto male ma trova anche la ricreazione. La Proloco in quest'anno, anzi già da adesso, sta già buttando le basi per organizzare la stagione prossima, valorizzando maggiormente il territorio. La Proloco è quello di far capire, far conoscere chi viene da noi le nostre risorse naturali, culturali e gastronomiche, che ne sono tantissime. Su questo piano qua ci stiamo muovendo, a breve usciremo già con qualche abbozzo di programma, anzi ne approfitto di Cilento TV affinché magari chi volesse magari avere informazioni da parte del programma già che sarà in corso per la stagione prossima può contattare la Proloco, useremo a modi newsletter, invieremo il programma estivo, in più faremo anche un catalogo cartaceo per quanto riguarda le case, le strutture ricettive che sono presenti sul nostro territorio, i soci e quant'altro, che potremo inviare ai nostri ospiti qualora faranno richiesta. Io bene, che dire, ringrazio un po' tutti quanti e vi aspetto numerosi alla stagione prossima. Grazie signor Presidente, quindi con gli auspici, i progetti sia dell'assessorato che della Proloco, direi che a Marina di Camerota c'è di tutto e c'è di più. Quindi noi vi ringraziamo e vi rimandiamo, come dicevamo prima, alla stagione prossima.